Benvenuto a questa pratica di yoga. Partiamo su Sukhasana, mano destra sul cuore, mano sinistra sull'ombelico. Se hai bisogno un supporto, una coperta o un blocco sotto su cui ti siedi e chiudi gli occhi. Iniziamo a mandare il respiro nelle mani, a immergerci nella nostra pratica. Concentri sul respiro che mandi nelle mani. Che ti porta nel momento presente e che connette mente e corpo. Tutta l'attenzione al respiro. Le mani supportano il corpo e mandi il respiro nel corpo e nelle mani. E permetti a corpo e mente di entrare in questa breve meditazione pre-pratica, di immergerti nel tuo mondo interiore e permetti a te stessa di dedicarti un po' di tempo solamente per te e il tuo bambino. E porta tutte e due le mani sulla pancia. Immagina che sia un abbraccio. Apri bene le dita delle mani, cerca il contatto completo. E inizi a creare una relazione, a connetterti al tuo bellissimo bambino. Il tocco delle mani dà calore e sicurezza. Crea questa connessione e avverti la connessione, senti la connessione, la mantieni per tutta la pratica. E puoi pensare a un mantra da dedicare a te o al tuo bambino, un mantra d'amore, a cui torneremo più volte durante questa pratica. Può essere anche un semplice ti amo. Rimani col mantra. Continui a sentire il supporto delle mani sulla pancia mentre le porti sulle ginocchia. Sempre la schiena dritta, si allunga, il petto aperto. Il respiro diventa più profondo, diventa respirazione Ujjayi. Apri le braccia, apri gli occhi, allungale sopra la testa. Palmi uniti, inspira, espira, scendi al cuore, sempre schiena dritta, petto aperto. Inspira, sali, allungati, stendi le braccia, stendi bene i gomiti. Espira, torna al cuore. Ancora, inspira. Sali, allungati. Quando espiri, palmi uniti davanti al cuore. E inspira. Sali, allungati. Rimani
Incrocia le dita, ruota i palmi verso l'alto e muoviti da un lato all'altro per stendere e allungare la colonna, prima da una parte, poi dall'altra, con il petto aperto in espansione, la colonna in allungamento. Respira. Poggi la mano destra, allunghi il braccio sinistro oltre la spalla, rilassa la spalla destra, avvicini il gomito al pavimento, ti allunghi lateralmente. Respira. E torna al centro, inspira, espira, cambio, allungati lateralmente all'altro lato, guarda verso l'alto. E l'allungamento parte dal fianco e arriva fino alle dita delle mani. E torna. Diventa un unico flow. Inspira, espira, allungati lateralmente a destra. Torna, inspira, espira, allungati lateralmente a sinistra. E ancora, inspira, torna al centro, espira, cambio. E torna al centro, inspira, espira, cambio. E torna, inspira, espira, allungati lateralmente, torna, inspira, espira. Respiro e movimento sono un'unica cosa. Torna al centro. Allungati verso l'alto e apriti lateralmente, twist verso destra, mano sinistra sul ginocchio destro. Apri bene il petto, si alza verso l'alto, schiena dritta, mano destra viene avanti, allungati più che puoi, sali più che puoi e va dietro. Un grande movimento. Di nuovo, braccio destro avanti, inspira, espira, twist, mano dietro il bacino. Allunga bene la colonna e rimani, ora schiena dritta e petto aperto, mantieni twist e cerca il punto più lontano dietro di te con lo sguardo. Apri bene il petto, ancora sale verso l'alto, respira, ancora un respiro. E torna, sali, allungati, inspira, mano destra, ginocchio sinistro, espira, apri il corpo lateralmente. Vieni avanti col braccio sinistro più che puoi e sali più che puoi verso l'alto, inspira, espira, mano dietro il bacino. E ancora vieni avanti e sali il braccio verso l'alto, inspira, espira, mano dietro il bacino, rimani. Rimani e respira. Spingi il petto verso l'alto, schiena dritta. E lentamente inizi a tornare al centro. Mani sulle ginocchia. Ora scendi con il petto avanti senza però schiacciare la pancia. Inspira. Quando espiri, curva la colonna dentro l'ombelico. Di nuovo avanti, apri il petto, inspiramento su, quando espiri, torna indietro, curva la colonna dentro l'ombelico come mucca gatto, inspira avanti, espira, curva, vieni dietro, dentro l'ombelico e vieni avanti, inspira, espira, curva la colonna e vieni avanti, inspira, espira. Curva la colonna e poi schiena dritta. Ruota le spalle indietro, apri bene il petto, movimento lento. Poi poggia le mani vicino ai fianchi e sale il bacino, spingi i fianchi verso l'alto, apri il petto, guardi avanti se hai male al collo, oppure se vuoi puoi lasciare cadere la testa indietro, apri il petto, respira. E torna. Ora vieni quadrupedia,
Mani, spalle in linea, ginocchia, fianchi in linea. Ginocchia aperte quanto i fianchi, rilassa i piedi, apri nel gatto, nella mucca, inspira, curva gatto, espira come prima, questa volta in quadrupedia. Quindi quando inspiri, apri il petto, guarda su, spingi indietro le spalle, quando espiri, curva la colonna dentro l'ombelico, guarda l'ombelico. Di nuovo, lento, quando inspiri. Vieni, apri il petto, guarda su, espira, curva la colonna dentro l'ombelico, guarda l'ombelico. E ancora, inspira, mucca, e rimani ora, se riesci, vieni sulle punte delle dita, apri il petto, spingi indietro le spalle, guarda su, respira, cerca l'allungamento verso l'alto. Curva la colonna dentro l'ombelico, guarda l'ombelico. Rimani, respira. Sempre sulle punte delle dita. E torna, poggia di nuovo bene le mani, apri le dita. Ora fianco e ginocchia sempre in linea. Stendi la gamba destra, quindi fianco sinistra, il sinistro in linea col ginocchio sinistro. Piega il ginocchio e spingi la punta del piede verso l'alto. Apri il petto, guarda su, come se con la punta del piede volessi andare a toccare la testa e con la testa la punta del piede. Questa è l'intenzione, rimani. Senza uscire col fianco sinistro, mantienilo forte e allineato al ginocchio sinistro. Respira. Stendi la gamba e porti il piede destro all'esterno del materassino a sinistra. Guarda il piede. Sempre fianco sinistro in linea col ginocchio sinistro. Bene. Mani, spalle in linea, apri bene le dita delle mani e torna. Quindi ora ginocchio destro in linea col fianco destro, stendi la gamba sinistra, piega il ginocchio, punta il piede verso il cielo, anche lo sguardo, guarda su. Respira. Estendi la gamba, porta il piede all'esterno del materassino a destra, guardi il piede. Non uscire col fianco destro. Respira, rimani. Torna. Vieni avanti col piede sinistro all'esterno della mano sinistra e anche il piede destro all'esterno della mano destra. Vieni Malasana. Come uno squat, palmi uniti davanti al cuore, petto spinge, si innalza verso l'alto, schiena dritta, respira, rimani. Mani sulle ginocchia, ti aiuti a salire, a venire in piedi sul materassino, in Tadasana, la montagna. I piedi aperti quanto i fianchi, le braccia lungo il corpo, apri i palmi avanti, la schiena dritta, il petto aperto, chiudi gli occhi. Segui il respiro e porta di nuovo le mani sulla pancia. Torni al tuo mantra. Questa connessione, a questa relazione, a questo tocco pieno di calore. Amore. E come un abbraccio, mandi respiro nelle mani. E rilascia le braccia e continui a sentire il supporto delle mani. Seria occhi chiusi.
apri gli occhi. Rimani Tadasana nella montagna, allunga le braccia verso l'alto, inspira palmi uniti sopra la testa, espira, piega le ginocchia, allarga le gambe, se hai bisogno fai spazio al pancione, poggia le mani a terra, piede sinistro un passo indietro, poggia il ginocchio e allungati verso l'alto, quindi ginocchio destro all'esterno del braccio destro, respira. Poggia bene la mano sinistra sotto la spalla, sale il braccio destro, mento alla spalla, guarda la mano, apriti lateralmente, rimani e respira. E torna, punta il piede sinistro, tieni plank per uno o due respiri, stendi bene le gambe, stringi i glutei forti, le braccia. Torna, quadrupedia e viene avanti il piede sinistro all'esterno della mano sinistra. Apri il petto, stendi bene, spingi il petto verso l'alto e sale il braccio sinistro. Guarda la mano, apriti lateralmente, respira. E poggia la mano. All'interno del piede viene avanti anche l'altro piede, torni Malasana nel tuo squat, petto su aperto, schiena dritta, palmi uniti al cuore, respira. Immagina di avere qualcuno che ti tira i capelli verso l'alto, ti allunghi verso l'alto, trova il tuo centro, il tuo equilibrio. Poggia le mani sulle ginocchia e sali. Avvicina un pochino i piedi tra loro, inspira palmi uniti sopra la testa, espira attorno al cuore. Respira. Apri le punte dei piedi verso l'esterno e vieni nella sedia. Siediti più che puoi. Estendi le braccia, allunga, stendi anche le gambe, inspira, espira, vieni nella sedia, però le ginocchia vanno verso l'esterno. E sali, allungati, inspira, espira, ti siedi, palmi uniti davanti al cuore. Estendi, sali, allungati, inspira. Espira, piega le ginocchia, spingono verso l'esterno, palmi uniti al cuore, estendi ancora, inspira. Espira ancora nella sedia. E rimani, un respiro profondo. E torna, stendi le gambe. Palmi uniti al cuore, inspira, sali, allungati e quando espiri, mano sinistra sul fianco, allunghi il braccio destro oltre la testa, mezza luna. Respira, torna al centro e cambio, allungati lateralmente all'altro lato. Respira, con la mano spingi il fianco lateralmente, glutei attivi, non collassare. E torna, incrocia le mani dietro, apri il petto più che puoi, testa indietro, mento su, inspira e quando espiri. Torna, senza forzare, avvicina i piedi tra loro, sempre aperti quanto i fianchi, senti i piedi ben radicati, vieni all'inizio del materassino, palmi uniti davanti al cuore, sale la gamba sinistra, rimani in equilibrio sulla gamba destra. Ginocchio piegato e fai un grande passo indietro per venire guerriero 2. Apri le braccia lateralmente, mi raccomando, il ginocchio destro in linea con la caviglia destra. Vieni guerriero inverso, poggi la mano sinistra sul ginocchio sinistro, braccio destro oltre la testa e torna guerriero 2.
Piega bene il ginocchio avanti e di nuovo indietro, guerriero inverso. Inspira. Espira, guerriero 2. E ancora inspira, guerriero inverso. Espira, appoggi il gomito, allunghi il braccio lateralmente, angolo laterale. Rimani, respira, gambe forti e stabili. Torna, guerriero 2, stendi la gamba, ruota piede destro verso l'interno, piede sinistro si apre e guerriero 2, piega il ginocchio. Braccia forti e guerriero inverso, inspira, allungati indietro, espira, guerriero 2. Indietro di nuovo, guerriero inverso, inspira. Espira, guerriero 2. E ancora indietro, inspira, guerriero inverso. E angolo laterale, poggia il gomito, allunga il braccio oltre la testa. Rimani e respira. E torna al centro, stendi la gamba, torna piede sinistro al centro, apri il piede destro e poggia le mani avanti, piega il ginocchio, punta il piede dietro, poggia il ginocchio e vieni sui talloni, ti siedi sui talloni e palmi uniti, schiena dritta. Avvicina i gomiti o gomiti si toccano, i pollici toccano il terzo occhio. Quando inspiri, spingi i gomiti verso l'alto, il petto verso l'alto, testa indietro. Quando espiri, torna, curva la colonna, avvicina i gomiti alla pancia. Di nuovo, inspira, apriti, sale il petto, vai indietro. Espira, curva. Quindi ti muovi col respiro. Ancora, inspira indietro. Occhi chiusi, segui il flusso del respiro. Espira avanti. E ancora, inspira. Di nuovo indietro, sempre, gomiti vicini o si toccano. Espira avanti. Ancora, inspira indietro. Espira, torna, mani sulla pancia, alla tua relazione, alla tua connessione col bambino e al tuo mantra. Rimani. Apri gli occhi e torni seduta, allarghi le gambe, se hai bisogno, cuscino, coperta o blocco sotto il sedere. E facciamo finta di avere un mestolo, mescoliamo la minestra con due mani e il movimento è appena accennato, piedi attivi, la schiena dritta. E ogni volta diventa sempre più grande il movimento, sempre più avanti. Ricordati, petto verso l'alto, non schiacciare la pancia. Sempre più grande la minestra, la pentola, continua a mescolare. Mentre respiri, mescola ancora più grande, ancora più avanti, più in profondità, col respiro. E cambia direzione. Non curvare la colonna, apri il petto. Sempre più grande, sempre più intenso. E poi torna, appoggia le mani sulle ginocchia, schiena dritta, petto verso l'alto. Respira, visualizza le vertebre allontanarsi l'una dall'altra. Quindi la colonna si allunga. Forte, ma non rigida, stabile.
Respira. Ogni ispirazione si allunga sempre più verso l'alto. E poi piega il ginocchio sinistro, porti il piede sinistro con la pianta all'interno della gamba destra. Mano destra scivola fino al piede, allunga il braccio sinistro oltre la testa. Petto aperto. Respira. Allunga più che puoi, sempre più in profondità con l'espirazione. E ora torna braccio destro, lo poggi a terra e sali col bacino, allunghi il braccio sinistro oltre la testa, apri il petto, apri i fianchi. Inspira, espira, inizia a tornare. Ti siedi, cambio, stendi la gamba sinistra, piega la gamba destra, piede interno coscia. Poggi la mano destra e scivola avanti o allunga il braccio sinistro oltre la testa. Lateralmente il petto leggermente ruota verso il cielo. Guarda su. Ogni espirazione scendi un po' più in profondità, allunga un po' di più. Ti fai aiutare dal respiro. E inizi a tornare quindi ora. Vai a appoggiare la mano sinistra a terra vicino al fianco e sale il bacino, sale il petto, allunga il braccio destro oltre la testa. E torna. Torni e andiamo in una specie di candela, un'inversione, quindi vicino a un muro, schiena a terra con le gambe appoggiate al muro. Quindi andiamo a stimolare la circolazione, poggia bene la colonna e torni con le mani sulla pancia. Torni al tuo mantra, a cercare questa relazione, questa connessione profonda. Chiudi gli occhi, rimani in ascolto e rimani presente, rimani col respiro. Lentamente inizi a tornare, piega le ginocchia, movimenti lenti, ti giri su un fianco e torni. Ti prepari a tornare su Sukhasana, seduta, gambe incrociate, schiena dritta, occhi chiusi, mani sulla pancia. Torni al tuo mantra. Prima di finire questa pratica. E questo mantra è sempre più forte, sempre più potente. E anche la tua connessione col bambino. Continui a sentire il supporto delle mani. Poggi le mani sulle ginocchia o rimani lì con le mani sulla pancia. Ancora occhi chiusi. Ancora immersa nella pratica, immersa nel tuo mondo interiore, connessa, presente, grata.
E lentamente porta i palmi uniti davanti al cuore. Apri gli occhi, tienili soffici. Mantieni lo stato di amore, lo stato meditativo. E ti ringrazio per questa pratica. Namaste.